La vita è fatta di tante piccole esperienze che spesso sottovalutiamo. Questo video ci rimetterà in riga e ci insegnerà a guardare il mondo da una prospettiva differente. Siete pronti a riscoprire la vita di tutti i giorni con occhi diversi? Allora iscrivetevi rapidamente al canale e accompagnateci in questa nuova classifica di 15 immagini mai viste prima d'ora. Numero 15. La nascita di un popcorn. Ne mangiamo tantissimi, specialmente sul divano davanti alla televisione o quando andiamo al cinema a vedere un film appassionante. Stiamo parlando dei popcorn, chicchi di mais arrostiti e scoppiati, dal sapore irresistibile. Ma vi siete mai chiesti che aspetto hanno quando esplodono? Di solito li prepariamo al microonde in una busta chiusa, non è vero? È arrivato il momento di mettere a nudo questa esperienza. Il processo di esplosione è talmente veloce da sfuggire all'occhio umano, ma questa clip rallentata ci mostra chiaramente il chicco mentre si apre e lascia fuori uscire la parte arrostita. Forte, vero? Ne abbiamo fatto venire voglia di popcorn, eh? Numero 14. Il cervo vampiro. Il capriolo d'acqua, detto anche cervo cinese watery, è un animale molto speciale, tipico della Cina e della Corea. Sebbene nel XIX secolo una piccola popolazione della stessa razza sia comparsa anche in Inghilterra. Questa specie si distingue dagli altri cervidi per le due zanne che gli escono dalla bocca, che nei maschi possono raggiungere anche 8 cm di lunghezza. Adesso capite perché lo chiamano cervo vampiro. Il capriolo d'acqua non ha le corna e compensa con delle orecchie molto grandi. Gli occhi e il muso sono di colore scuro e il manto, bruno rossastro in estate, diventa grigio marrone in inverno. Sembra Bambi versione Halloween, non è così? Numero 13. Oscar di cioccolata. Gli Academy Awards, meglio conosciuti come Oscar, sono dei premi che vengono assegnati ogni anno per le migliori performance degli attori nel campo della recitazione e per le abilità della troupe cinematografica nel ricreare effetti sbalorditivi. Le aspettative sono molto alte e l'Accademia assegna un solo premio per ciascuna categoria. I concorrenti sconfitti, però, non tornano a casa a mani vuote. Dopo la premiazione ufficiale, lo chef Wolfgang Puck realizza 7.000 statuette in cioccolato fondente, ricoperte di polvere d'oro a 24 carati. Ovviamente commestibile, che distribuisce agli ospiti durante la festa che segue l'evento. Numero 12. La difesa dell'anguilla. Gli esseri umani sudano quando hanno caldo, ma anche quando provano un forte stress o si sentono attaccati da un nemico. Per fortuna il sudore è meno viscido del muco. L'animale che vi stiamo mostrando è una missina, una specie di anguilla che ha la capacità di secernere un'enorme quantità di muco per difendersi da eventuali attacchi. Gli automobilisti che viaggiavano lungo una strada in Oregon hanno vissuto questa esperienza viscida quando un camion che trasportava missine è stato speronato in un incidente. Sono stati necessari i vigili del fuoco per ripulire la strada e le auto dal muco emesso dalle anguille. Che orrore! Numero 11. Bolle di sapone ghiacciate. Quante volte da piccoli abbiamo soffiato a pieni polmoni per creare delle bolle di sapone? Eppure scommettiamo che non ne avete mai vista una ghiacciata. L'acqua si congela dallo strato più superficiale al più profondo, ma le bolle di sapone seguono un processo tutto loro. Prima aumentano di dimensioni e poi, una volta ferme, si ghiacciano dal basso verso l'alto. Subito dopo, sulla superficie appaiono centinaia di particelle di vapore congelato che luccicano come tanti piccoli specchi alla luce del sole. Non pensate anche voi che ricordino quei globi di neve che tanti anni fa si usavano come souvenir? Provate a realizzarne una per il prossimo inverno. Numero 10. La capra a due teste. Una famiglia di allevatori del Wisconsin è rimasta senza parole quando una delle capre della tenuta ha partorito un cucciolo a due teste. Il parto è stato piuttosto complicato, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato simile. Il cucciolo è stato soprannominato Janus, da Giano, il dio romano a due teste. È una capretta giocosa e molto affamata, che nel tempo è diventata una vera celebrità su internet e ha raccolto fan in tutto il mondo. Janus non sa ancora camminare come i suoi coetanei, ma sta facendo grandi progressi e non sembra avere intenzione di arrendersi. Probabilmente la famiglia lo terrà come animale domestico. Che strano! Numero 9. Capra ciclope. Ma le sorprese con le capre non finiscono qui. Questa è una capra ciclope nata in India con una rara sindrome che causa la presenza di un occhio solo. Durante la crescita nel grembo materno, il cervello non si è diviso nei due emisferi usuali e di conseguenza le due cavità oculari previste si sono fuse in una, facendo sviluppare un solo occhio. La ciclopia accompagna diversi altri difetti, come un solo orecchio, un naso deformato, palpebre e ciglia mancanti e mascelle sottosviluppate senza denti. Gli esperti avevano previsto che sarebbe morta dopo pochi giorni, ma la capra ha superato tutte le aspettative ed è diventata una nota attrazione locale. Numero 8. Lacrime in paradiso. Avete mai sentito la canzone Tears in Heaven, che significa letteralmente lacrime in paradiso? Il titolo ci ha fatto sorgere una domanda da un milione di dollari.
Si può piangere nello spazio? Le lacrime cadono a causa della forza di gravità esercitata sulla Terra. Quindi cosa succede in un ambiente senza gravità come una navicella spaziale? L'astronauta canadese Chris Hadfield ha condotto un esperimento utilizzando dell'acqua che si è spruzzato negli occhi. Le lacrime finte non scendevano lungo le guance come al solito, ma si riunivano in grossi grumi d'acqua che rimanevano incollati al suo viso senza cadere. Numero 7. L'elicottero gru. L'elicottero è una grande invenzione, ma questo tipo di velivolo ha semplicemente rivoluzionato il modo di volare nel mondo. Gli elicotteri gru sono stati progettati negli anni 50 e da quel momento in poi hanno contribuito a salvare migliaia di case, persone e animali durante diversi disastri naturali. Il Sikorsky Skycranes della Ericsson Aircrane può raggiungere obiettivi inarrivabili via terra, trasportare attrezzature pesanti e trasferire feriti in ospedale. Gli incendi in California sono stati in gran parte domati da una flotta di Skycranes, che hanno caricato enormi quantità di acqua di mare e l'hanno riversata sulle fiamme. Numero 6. La Tokyo sotterranea. Nascosto sotto la città di Tokyo in Giappone, si cela un tunnel molto ampio e sconosciuto, persino agli abitanti della stessa metropoli. Gli ingegneri lo conoscono come Progetto G-Ken, un labirinto sotterraneo nato per proteggere la città da eventuali inondazioni. L'acqua in eccesso viene raccolta in questi tunnel mastodontici e gradualmente pompata nei fiumi. In passato Tokyo ha sofferto molto per le inondazioni che si verificano ogni anno nella stagione dei monsoni, che fino a quel momento aveva reclamato migliaia di vite umane. Il progetto è iniziato nel 1993 ed è stato completato nel 2006. Quanto hanno speso per realizzarlo? Oltre 2 miliardi di euro. Siamo già arrivati a metà classifica. Avete già visto qualcuna di queste immagini prima? Approfittate della pausa per mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. In questo modo potrete sempre scoprire cose strane e bizzarre. Numero 5. Un miele verde e blu. Qualche anno fa gli apicoltori francesi si sono ritrovati di fronte a un grande mistero. Dopo un inverno rigido che ha danneggiato l'industria del miele, molte scorte prodotte sono state dichiarate inutilizzabili a causa della loro strana colorazione, che virava sulle diverse sfumature del verde e del blu. Le analisi degli esperti hanno dimostrato che le api, in mancanza di fiori con cui nutrirsi, hanno ripiegato sugli scarti alimentari di una vicina fabbrica di M&M's. Il risultato è stato un miele colorato e decisamente dolciastro. Simpatico da guardare, ma impossibile da vendere. Vi piacerebbe assaggiarlo? Numero 4. Un circo senza animali. Ormai sono anni che gli animalisti di tutto il mondo protestano contro lo sfruttamento degli animali nei circhi. E il famoso circo Roncalli in Germania ha trovato la risposta perfetta per mettere d'accordo tutti quanti. Nel 1976 ha fondato uno spettacolo basato sugli ologrammi che imita alla perfezione le tradizionali acrobazie circensi. Grazie alla tecnologia il circo può mostrare delle immagini impossibili da realizzare nella vita reale, come un pesce rosso a grandezza naturale che fluttua tra gli spettatori. Per realizzare questo effetto sono necessari 11 proiettori coordinati. Numero 3. Distributori di auto. Sembra fantascienza, ma è tutta realtà. L'azienda automobilistica Carvana di Indianapolis dispone di distributori automatici di macchine. Basta inserire una grande moneta di rappresentanza nella fissura e nel giro di poco tempo l'auto scelta comparirà sulla porta di casa vostra. È una magia? Ma no, si tratta solo di un efficiente sistema di fattorini che consegnano le macchine nel punto di ritiro scelto. Vi abbiamo deluso? Ci dispiace. Il processo di acquisto rimane invariato, così come i costi richiesti. Numero 2. Eucalipto arcobaleno. Molti alberi hanno un aspetto affascinante, ma l'eucalipto arcobaleno è forse la pianta più bella che si trovi in natura. Questi alberi variopinti crescono prevalentemente nelle isole delle Hawaii, le Filippine, l'Indonesia e la Papua Nuova Guinea. La loro corteccia vanta un caleidoscopio di colori che si sprigiona quando si sfalda e crea un effetto magico che conferisce alle foreste un aspetto fiabesco. Questi alberi crescono molto velocemente e possono raggiungere senza sforzo i 60 metri. Caratteristica che li classifica tra le piante più alte del mondo. Se vi sembra scomodo da tenere in casa, sappiate che oggi esiste anche una versione bonsai da coltivare in salotto. Numero 1. Il cuore della balena. Concludiamo questa classifica con un'immagine che ci fa venire i brividi. Vi siete mai chiesti quanto misura il cuore di una balena? L'animale più grande sulla faccia della Terra ha un cuore enorme, così grande che un essere umano potrebbe nuotare agilmente attraverso la sua arteria aorta. Riuscite a immaginare le proporzioni? Jacqueline Miller del Royal Ontario Museum ci mostra il cuore di una balena blu e racconta gli sforzi che sono stati necessari per rimuovere l'organo dalla carcassa di una balena defunta. Quale di queste immagini vi ha stupito di più?
Raccontatecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.